Non hanno etichettature di sicurezza né avvertenze in lingua italiana. Le oltre 402.000 maschere e giochi di carnevale non sicuri realizzati in Cina e sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Pescara e Napoli, negozi gestiti da cinesi. Si tratta di imprenditori con precedenti per contraffazione che dovranno pagare sanzioni di circa 61.000 euro e che sono stati segnalati alle competenti camere di commercio per violazione al codice del consumo e alla normativa sulla sicurezza dei giocattoli. L'indagine è partita da una serie di controlli effettuati nell'ambito del piano d'azione Stop Fake a tutela dei consumatori, che ha acceso i riflettori su un negozio pescarese nel quale i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, esaminando gli articoli esposti sugli scaffali, hanno accertato che avevano immagini di famosi personaggi di cartoni animati soggetti a copyright, ma erano totalmente assenti sia etichette con informazioni e indicazioni sulla qualità, le caratteristiche merceologiche dei prodotti, sia le istruzioni in lingua italiana, un requisito essenziale per la sicurezza, la commercializzazione e l'utilizzo dei prodotti nei paesi dell'Unione Europea. Il successivo esame dei documenti contabili ha permesso ai finanzieri di ricostruire la filiera illecita, i canali di approvvigionamento e di scoprire l'esistenza di altri empori gestiti da cinesi, con depositi e magazzini che si trovano in Campania e in Puglia, nell'Interland partenopeo e tarantino, dove è stata trovata altra merce contraffatta e non sicura per la salute perché realizzata con sostanze irritanti, soffocanti, tossiche o infiammabili, e a preoccupare soprattutto il fatto che si tratta di oggetti destinati in prevalenza a bambini e a ragazzi.